Allora, cosa c'è qui? C'è che mi sono perso la penna. Allora abbiamo 7 elevato a 2 più logaritmo in base 7 di x. E questo come prima mi viene da scrivere come 7 elevato a 2 per, attenzione, 7 elevato a logaritmo in base 7 di x. 7 elevato a 2 è 49. Qui 7 elevato al logaritmo, esponenziale al logaritmo, su due operazioni inverse, qua rimane solo x. Attenzione che comunque qua la x deve essere maggiore di 0, però alla fine non ci sono problemi. Questo era abbastanza semplice. Ne metterei due in un video, visto che questo era abbastanza semplice. Questo nello stesso video. Qui abbiamo logaritmo in base 10 di 4x più logaritmo in base 10 di 9x. Poi ricordiamo qua x deve essere maggiore di 0, eh? E qui cosa viene in mente di fare? Qui applichiamo le proprietà dei logaritmi. Quindi ho 4x per 9x, quindi logaritmo della somma è uguale al logaritmo del... Quando uno i logaritmi non li vede per un po', spesso fa l'errore che il logaritmo della somma, cioè la somma dei logaritmi, lo trasforma nel prodotto dei logaritmi. Cioè, già i logaritmi fanno questa cosa miracolosa che dalla somma ci fanno passare un prodotto, ok? Però non è che voi potete fare che la somma dei logaritmi diventi il prodotto dei logaritmi, perché è come se stesse scrivendo che a più b è uguale a a più b, cioè non è che una somma non sarebbe più un miracolo, cioè sarebbe veramente un miracolo trasformare una somma in un prodotto. Quindi è la somma dei logaritmi che è uguale al logaritmo del prodotto. E questo è uguale a 2, logaritmo in base 10 di 36x quadro. Ecco, questo è il caso che quando andrete avanti con gli studi, anche se non vi ricordate qual è la definizione di logaritmo, potete ragionare, devo trovare la x, per trovare la x la libero dal logaritmo, per liberarla dal logaritmo faccio l'operazione inversa che è l'elevamento con l'esponenziale. Quindi 10 elevato a questo scompare il logaritmo uguale 10 elevato a questo. E quindi avreste 36x quadro uguale a 10 elevato al quadrato a 100. Oh, qui fate attenzione a una cosa che non è assolutamente scontata. Dove siamo arrivati a? Che c'era? 36x quadro vale 100. Ecco, questa forse è la cosa più interessante di questo esercizio. Che uno arriva qui e che a questo punto uno fa, dice più o meno 10x. Ok? C'è un errore, perché non è questa la risposta? Bisogna guardare, ecco, vedete, ricordate sempre le condizioni di esistenza. Le condizioni di esistenza era x maggiore di 0. Quindi l'unica soluzione ammissibile è 10 sesti, vabbè, semplificato, sarebbe 5 terzi. Okay. Quindi attenzione che la risposta non è più o meno 10 sesti, ma è 10 sesti e basta. Le condizioni di esistenza, eh?